La famiglia è l'ospedale più vicino, la prima scuola dei bambini, il punto di riferimento imprescindibile per i giovani, il miglior asilo per gli anziani. A Guayaquil, la città più popolosa dell'Ecuador, con il suo affaccio sull'Oceano Pacifico, davanti a migliaia e migliaia di persone assiepate nel parco de los Semanes e provenienti anche dal Perù, Cile, Argentina e Colombia, Papa Francesco è tornato a parlare della famiglia, una chiesa domestica che oltre a dare la vita trasmette la tenerezza e la misericordia divina, un luogo protetto dove la fede si mescola al latte materno. Il punto di partenza per le riflessioni del Pontefice è stato il brano evangelico delle nozze di Cana. In questo frangente la Vergine che seppe trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù e ci ricevette come figli quando una spada le trafisse il cuore, non si concentra nel proprio mondo ma è sollecita verso i bisogni degli sposi e con fiducia si rivolge a Gesù. Non va dal maggiordomo ma prega e la sua premura per le necessità degli altri anticipa l'ora di Dio. Ai giovani che percepiscono l'assenza dell'amore, alle donne e agli uomini che soffrono la solitudine, agli anziani tante volte esclusi, Papa Bergoglio ha chiesto di pregare perché la preghiera ci fa uscire dal recinto delle nostre preoccupazioni, ci fa andare oltre quello che ci fa soffrire, ci agita o ci manca e ci mette nei panni degli altri. Il servizio è il criterio del vero amore, questo si apprende specialmente nella famiglia dove nessuno è escluso, dove si impara a dire grazie e scusa e si impara a dominare l'aggressività o l'avidità. Dinanzi a questa ricchezza sociale, ogni sforzo dovrebbe essere messo in campo per aiutarla e potenziarla, per non perdere mai il giusto senso dei servizi che la società presta ai cittadini, non una forma di elemosina ma un autentico debito sociale nei confronti dell'istituzione familiare. Tra i pensieri del successore di Pietro c'è stato anche il prossimo sinodo sulla famiglia, per il quale sono state chieste preghiere perché persino quello che a noi sembra impuro, ci scandalizza o ci spaventa, Dio lo possa trasformare in miracolo. In una distesa sconfinata di persone davanti ai visi di quanti si sentono crollare tutto attorno, Papa Francesco ha sussurrato parole capaci di guarire i cuori perché ha detto: il vino migliore sta per venire per ogni persona che ha il coraggio di amare. También forma una pequeña iglesia, la llamamos iglesia doméstica.